Mi chiamo Tony Sant'Agata. Sono nato a Sant'Agata di Puglia e, come avrete capito, il paese ha preso il nome da me. È una stupidaggine, è uno scherzo che io faccio sempre. In effetti è praticamente il contrario. Squadra grande, squadra mia, la domenica mi tieni compagnia. E lo sfogo al Navarrese, che bellezza quando vive Marigò. Un tributo dovuto, assolutamente dovuto al nostro Tony, che purtroppo è scomparso a dicembre dell'anno scorso, e quindi in questo modo il sindaco, l'amministrazione comunale, la comunità tutta, diciamo il popolo di Sant'Agata di Puglia, lo ricorderà stasera in un grande abbraccio, in un grande evento, in un grande tributo, in un grande concerto che vedrà la presenza dei suoi musicisti storici che hanno suonato con lui, oltre che di un'orchestra e di un coro. E appunto in tal senso abbiamo organizzato la rappresentazione e l'esecuzione del suo repertorio più rappresentativo della sua lunga carriera. Ecco, sul palco delle Puglie, come lo definisce lei, Piazza 20 Settembre, che effetto le fa a non vedere su quel palco Tony Sant'Agata, che proprio qui ha fatto tantissimi, ha tenuto tantissimi concerti? L'effetto è davvero un effetto strano e dissonante tra la grande tristezza di un vuoto che ha creato e che si sentirà davvero per lungo e lungo tempo da parte di tutti noi sant'agatesi. Me personalmente, figuriamoci, sono anche cugino di Tony, abbiamo condiviso insieme tanti bei momenti, tanti progetti, tanti concerti che io ho organizzato per lui, per cui stasera veramente le emozioni saranno tante. Quanto manca? Manca tantissimo. Tony Sant'Agata, Sant'Agata di Puglia, al suo popolo, come dico io, comunque ai cittadini sant'agatesi, manca davvero tanto tanto. È stato un punto di riferimento, un faro, se vogliamo è stato l'ambasciatore, tra virgolette, di Sant'Agata di Puglia nel mondo. Ci siamo sentiti sempre uniti, noi sant'agatesi, ovunque ci trovassimo, proprio in nome di Tony Sant'Agata e del nostro paese. Noi spesso usavamo questa frase, questo dire, quando ci chiedevano in giro: ma voi di dove siete? Di Sant'Agata di Puglia. Non spiegavamo provincia di Foggia, Daunia, Capitale. No, il paese di Tony Sant'Agata. Giovanna Isola, la vedova di Tony Sant'Agata. Io ero abituata a vedere lui sul palco, e lui con la sua verve, con la sua... E poi qualche volta ci sarebbe stato pure Francesco, perché l'ultimo concerto che Tony aveva fatto qua era stato Francesco a presentarlo sul palco, cosa che aveva fatto anche in altre occasioni. E quindi adesso non ci saranno né uno né l'altro. Scomparsi nel giro di pochi mesi. I 14 mesi, prima il figlio e poi il papà. Quanto mancano? Tanto, mancano tantissimo. È difficile, è come se ti avessero strappato qualcosa, perché due, per una mamma un figlio è veramente una cosa, te lo strappano da dentro. E poi Tony, tu lo sai, noi stavamo sempre insieme, lui mi portava dappertutto, quindi è una mancanza fisica molto forte, perché... Però io in questo periodo ho supplito in questo modo, io sto facendo un grosso lavoro di recupero di cose, di scritti suoi, ho ricercato tutti i pezzi, ho ricercato tanto materiale fotografico, giornalistico, e non abbiamo finito. E quindi un po' è come se l'avessi ancora vicino, ma io ancora adesso ogni tanto mi giro con l'idea di chiamarlo. Quanti ricordi, vero? Tantissimi, sì, i nostri viaggi all'estero, belli con Francesco anche, tanti bellissimi ricordi comunque, i ricordi sono sempre tutti belli. È stato l'ultimo momento bello è stato il 2019, quando abbiamo festeggiato 50 anni di matrimonio. Poi è iniziato il Covid nel 2020 e poi una cosa dietro l'altra, una più brutta dell'altra. E quindi... Va bene. E al tributo per Tony Sant'Agata non poteva mancare la vocalist storica della band di Tony Sant'Agata, Flora Celi. Intanto senza Tony su questo palco è dura. È durissima, in effetti penso che ci mancherà molto questa sera. Intanto c'è un progetto, ce lo vuole illustrare?
Sì, il mio progetto sarebbe quello di, proprio partendo da qui, da Sant'Agata, dal suo paese bellissimo, vorrei continuare con la band di Tony Sant'Agata una serie di concerti per tutta Italia, di modo che vorrei portare le sue canzoni ancora il ricordo di Tony, per non spegnere il suo ricordo. Julian Borgesan da Radio Rai al Palco delle Puglie per questo tributo a Tony Sant'Agata. Lo conosceva? Allora, c'è un rammarico da parte mia, non lo conoscevo personalmente, naturalmente come artista sì, perché è un artista, sempre stato un artista meraviglioso, uno avanti con i tempi, un visionario se vogliamo, uno che ha dedicato la sua vita all'arte e ha coltivato giorno dopo giorno il suo talento trasferendolo non solo a tutti gli italiani ma in tutto il mondo. Cosa ricorda della sua vita artistica? Beh, ci sono tantissime cose. Innanzitutto il fatto che lui è stato ed è, perché con gli artisti bisogna sempre parlare al presente, perché gli artisti sono un po' come dei supereroi, no? Il loro potere è quello di regalare grandi emozioni che rimangono eterne. Ci sono tantissimi momenti, dalla vittoria canzonissima 74-75 al 1971, quando riuscì a portare le telecamere della Rai qui a Sant'Agata di Puglia. Il programma era speciale 3 milioni, dove 3 milioni erano i giovani censiti tra i 20 e 30 anni di quell'anno, un programma che guardava al futuro, dove lui appunto è stato il padrone di casa, è riuscito a portare la Puglia nelle case degli italiani e a lanciare anche nuovi artisti, tra i tanti un giovanissimo Claudio Baglioni. Thank you.